Attenzione, questo programma non piace alla direzione e probabilmente verrà cancellato dal palinsesto a fine puntata. Si autofrizzano per farmi credere che non funziona il programma di messa in onda. Mica, ma sente bravissimo. Sai che sono dovuto star lì a guardare attentamente perché Fabio ha mosso leggermente il dito. Noi a star fermi a non fare un cazzo, Marco, siamo bravissimi. Uno scrive, vabbè, a parte tutti, ma che cazzo è 105 caos? Un altro scrive, ma Alisei è ancora vestito da jugoslavo? C'ho la Jordan. Oggi spacca niente, fa schifo. Scusa, questo omino qua che vola, sei tu? Ma te l'ho già scritto in chat. Questo omino qua che vola, è quello delle Golden News. Gli ascoltatori non sanno che noi litighiamo, discutiamo fuori onda anche tutto il giorno. Cioè lo zoo va avanti tutto il giorno. È un insultarsi continuo. Una pettegolata continua. Allora, stamattina se ne esce con sono davanti una vetrina a comprarmi una tuta nuova. Era più polemico. Mi compro una tuta così la puccioli non mi rompe i coglioni. Sai che ogni volta ti fermi in una vetrina muore uno stilista nel mondo. Scusate, parentesi, per chi avesse magari perso, sai, poi in replica Televisione Italia, la Puccioni durante un momento di problemi tecnici se n'è uscita con un articolo che parlava di coglioni. Cioè, vi dico, io sono orgoglioso di te, Puccioni. Allora, negli anni 80 si chiamavano tamponi, se non sbaglio, partivano in automatico col CEPAR, che era un sistema che rilevava il silenzio. Partiva con della musica. No? Allora, ogni volta che noi ci fermiamo c'è del silenzio in radio, parte una Puccioni che parla di coglioni. Allora stamattina scrive tutto orgoglioso che sta comprando una tuta nuova. Ma non è che la tuta la indossano o gli sportivi o gli atleti o magari i meridionali la domenica perché devono far vedere agli amici al bar che loro hanno fatto lo sport, capito? Allora, tu non sei meridionale, non sei sportivo, non sei atleta. Sono un atleta. No, sei uno jugoslavo. Io tutti i giorni, tutte le mattine vado a fare fisioterapia. Marco, ci sono più probabilità che tu sia un Fonzi, cioè una patatina, che è uno sportivo. Allora, ragazzi, io so che i vostri infortuni provengono quasi tutti da scendere e salire da un veicolo. Io invece mi sono infortunato correndo 5:30 al chilometro Palmieri. Fermo, per favore. Allora, ci sono i veicoli e ci sono le autovetture. È inutile che io continuo a sottolineare questa cosa. Cioè, tu hai un veicolo, io ho un'autovettura, è diverso. Me ne rendo conto, Marco, ma tu ti rendi conto che hai il fiatone dopo esserti fatto la barba? Cioè, tu ti fai metà barba, riposi, poi tu ti rendi conto che io ogni mattina non riesci a fare tre pieghe quando salgo sulla mia autovettura è come se stessi aprendo una stalla, lo capisci? Marco, con tutti questi cavalli che nitriscono l'odore di te che non fai la doccia. Non è una vettura, come ti ho scritto prima, è una costosa sedia a rotelle per te che hai il fiatone. Ho la soluzione. Marco, anch'io siamo dei maschi alfa, siamo persone mature, picchiamoci. No, siamo purtroppo a distanza, gara di flessioni, fratelli. Non posso ancora, va bene, vado, la gamba. Aspetta, come faccio però con la webcam? È un casino. Aspetta. Ma lui ha già tirato indietro il guantone della schiena. Non posso fare le flessioni, non posso tenere. Allora, gara di limonate, dai, chi si stacca prima perde. Che gioco è, scusa? Fabio, scusa, Marco, posso dire una cosa a Fabio? Sì, prego, maestro. Fabio, allora, Karl Lagerfeld, che sicuramente non conoscerai, non è la moglie di Bossari. È uno stilista. Ha detto che i pantaloni della tuta sono un segno di sconfitta. Avete perso il controllo della vostra vita se uscite con la tuta. Perché non me lo viene a dire in faccia, Karl Lagerfeld?
No, ma il bello che lo sta leggendo, ma indossa una tuta. No, io ho un pantalone che sembra una tuta. Marco, guarda che pantalone che sembra una tuta. Guarda qua. Allora, tu guarda i miei e guarda i suoi e dimmi dov'è la differenza. Ah, Fabio, dai, ti prego, Fabio, per favore. Ma non è possibile che tu non veda la differenza tra una Capture e una Lamborghini? Io, non, io questa roba non riesco a capire di te. Questo omino che vola sulla mia tuta è Karl Lagerfeld. No, cazzo, è un nero che ha scivolato. È Michael Jordan. Ed è sulla mia tuta. Tra l'altro è il più piccolo che ho mai visto su una tuta. Perché sono grande io. Ma senti, cioè, quando sei entrato nel negozio delle tute, ti parlavano in un'altra lingua molto tipo mandarina? Tipo, allora, di tutto si chiama showroom. Sì, ma scusa, ma è un negozio. Hai contrattato il prezzo, immagino. Certo. Questo perché io sono Fabio Alisei e ho voluto pagare di più. Comunque, ieri qua era Thanksgiving, era il giorno di ringraziamento, era il mio primo Thanksgiving da americano e purtroppo, vabbè, insomma, per quando c'è una festività in Italia, io devo comunque lavorare perché all'America non gliene frega un cazzo e viceversa. Cioè, quando c'è una festività americana, in Italia non gliene frega un cazzo e devo lavorare. E va benissimo. Ieri sera ci invitano a cena tutti i nostri amici, ovviamente, come al solito, no? Gli italiani, io me ne vado dall'Italia e poi vivono costantemente attaccati agli altri italiani che si sono spostati. Abbiamo fatto il Thanksgiving all'italiana, ragazzi. Sono devastato. No, sono devastato. Mangiato il tacchino? Ma no, io non mangio il tacchino. Cioè, lasagne per i vegani hanno fatto. Cioè, che schifo, no? Era buono. Ma con cosa? Con le verdure. Una lasagna con le verdure. Verdure e basta. Sì, però con sopra la pasta, capito? Cioè, la lasagna senza pasta all'uovo. Senza pasta all'uovo. Cioè, c'è la pasta. Senza carne. È ovvio, sì. La lasagna senza l'uovo! Senza la pasta all'uovo! E allora? La lasagna senza la pasta all'uovo! Allora? Marti! Dobbiamo tornare indietro nel tempo, Marti! Dobbiamo impedirglo! Senza la pasta all'uovo! Oggi mi sento male. Io la vedo più grave senza la carne trita. E senza l'uovo sodo. C'è l'uovo sodo. La lasagna è buonissima quella. Senza la pasta all'uovo! Vabbè, ho capito. No, allora si chiama, non lo so, sfoglia di. No, ma è stato bello perché allora, tipo, io ho ma era anche infradito? Ma no, ho degli amici ebrei che mangiano solo carne kosher, sai che c'è kosher. Quindi c'era il tacchino kosher, poi hanno fatto Kosher di tacchino. Poi la kosher. Era un po' facile. Poi hanno fatto il patè kosher, tutto, cioè c'era veramente per ogni persona e per ogni esigenza personale. Però alla fine abbiamo mangiato un disastro. Io sto malissimo, ho cagato tutta la fabbrica di Willy Wonka, i Loompa Loompa, tutti insieme. Ho una fabbrica di cioccolato in bagno oggi. Meno male che non è ora di pranzo. Veramente, meno male. Ma ragazzi, allora è successo questo. Noi spesso e volentieri litighiamo fra di noi, come è successo prima, no? E allora ci siamo immaginati un po' come dei robot. Perché negli anni Ottanta c'erano, ne parlavamo l'altro giorno, tutti questi robottoni che combattevano uno contro l'altro, contro il male, eccetera. In realtà noi siamo il nostro male, tra di noi. Cioè, ognuno di noi è talmente malato di mente che alla fine noi litighiamo, poi alla fine accettiamo le nostre diversità, ci vogliamo bene. Io me lo ricordo il KK, che era la moto di quelli che odiavano i neri. Ma non è vero. Quello era il KKK. No, che avevi il casco a punta bianco con solo i buchi per gli occhi. È vero, però sai che l'hanno fatta solo praticamente bianca. E si guidava con la fiaccola in mano. KK era solo nero e rosso. Che cazzo dici? Era il KZ che era bianco. Il KZ era rosso. No, il KK era nero e rosso. Il KZ era bianco. Paolo, scommettiamo 150 milioni di dollari. Che mi devi dare subito? Ma così non mi regge la battuta, volevo tanto. La capiamo in quattro. No, non è vero, ragazzi, sono tutti gli appassionati di moto che stanno dicendo: Madonna, Paolo non sa un cazzo di moto. Ma tu te la ricordi? È vero, tra te la ricordi la Rob di K che aveva due davanti? Ma non è vero. E non sapevi da che parte dovevi andare. Non è vero. È l'ultima che hanno fatto, poi hanno chiuso. Sentite, allora, ieri è stata confermata la notizia che abbiamo dato, è vero, di quel ragazzo che ha cercato di importare nel nord della Corea una copia della serie Squid Game ed è stata, adesso lo devono ammazzare, cioè, te renditi conto. Condannato a morte, cioè, solo perché ha importato nel suo paese un programma televisivo, una serie televisiva che va bene, sarà anche pericolosa, però non è che abbia fatto chissà che cosa. Oggi esce un'altra notizia sul super grande capo nordcoreano. No? Kim Jong-un si chiama. Allora, praticamente ha detto che nessuno può indossare le giacche di pelle perché lui ha deciso.
deciso. Lui ha deciso. Lui ha deciso che gli sta bene la giacca di pelle e non vuole che nessuno lo imiti. Allora, scusi, signor Kim Jong-un, ti sta di merda comunque, cioè, te lo volevo dire. C'è una foto di lui che sorride tutto orgoglioso col suo giubbotto di pelle. Sembra quelle giacche che indossavano, hai presente, i tedeschi nella prima guerra mondiale. Ma sai chi voleva farla questa legge prima? Voleva farla prima Renzi. Renzi alla prima Leopolda si fece fare. Sì, si fece fare la foto da Toscani col giubbotto di pelle, ti ricordi? Madonna mia. Però Kim Jong-un ha copiato Renzi. Posso dire una roba? Preferisco uno come lui, che mi. Cioè, ovviamente non è che io. Le pelle. Non che io lo apprezzi, però almeno lui è limpido e chiaro. Cioè, lui dice: qui comando io, questa è casa mia. No? E qui, cioè, sai, cioè, uno dice: io in Nord Corea non ci andrò mai non a vivere. Non guardo Squid Game. No, però c'è chi ci vive comunque in Nord Corea. Sì, no, cioè, però tu non ci vai, però loro ci vivevano, cioè, no, lo so, bene anche prima. No, ma sto dicendo, nel senso, lui è molto chiaro e limpido. Preferisco uno chiaro e limpido che odio, io lo bombarderei, cioè, domani mattina, ci mancherebbe altro. Sono le bellezze della dittatura. Non condivido il suo modo di operare, però preferisco uno che è limpido e chiaro e dice: io sono questo, o ti va bene o ti sparo. Piuttosto che uno che magari si maschera da brava persona e poi te la ficca nel culo. Come Biden. Ecco, sì, o come qualcun altro che sembra una lucertola. No, ma ci sono comunque dei lati positivi nelle dittature. No, basta essere d'accordo con il dittatore. O essere il dittatore. Se per caso non sei d'accordo, cominciano i problemi. Comunque mi fa molto ridere. Hai una libera scelta. Peking Gang Gang. Kim Jong-un si è fatto la giacca di pelle come i tamarri. È l'unico tamarro della Corea. Cioè, lui può essere tamarro solo lui in Corea. Ma guarda che lui, secondo me, lui segue lo zoo e ti sta copiando, Paolo. Lui sta facendo un percorso. Non so se hai notato. Adesso gli sta crescendo anche il pizzetto. Si sta infoltendo le sopracciglia. Lui vuole essere. Ho sentito che sta cercando anche i 125 degli anni 80. Hai visto che ha spostato la capitale a Limbiat? No, sta cambiando il nome. Ma io non abito più a Limbiat. Ma perché lui è in ritardo. Comunque adesso lui e tanti altri. È assurdo pensare che nel 2021 ci siano veramente due mondi paralleli. Cioè, Lucia, pensa veramente, come diceva la Puccioni, nascere lì. Pensa di avere a che fare con uno che decide per tutti. Una persona, per di più, è anche brutto. Ma cioè, infatti bisognerebbe importare la democrazia con le bombe. No, abbiamo fatto altrove. Io fossi in lui, almeno metterei uno bellissimo, capito? Cioè, metterei una controfigura che io piloto radiocomando. Ma sai che lui è l'uomo più bello del paese? Lui è bellissimo. Allora, Marco, ci sono dei risvolti che sono veramente tragicomici. Cioè, lui è considerato l'uomo più ambito e bello del paese. Tu vai in Corea del Nord. Sì. Chiedi a una donna chi è l'uomo più bello della Corea. Sì, ma se non dice così la spara. È tutto soggettivo. No. È la bellezza della dittatura. Cioè, è come dire, in questo momento, no? Noi siamo in onda in 1, 2, 3, 4, 5, ok? Qual è la donna più bella in questo momento nel riquadro dello zoo? È ovvio che dice la Puccioni. No, tu. Io potessi scegliere. No, ma le donne quando passa lui piangono, sì, cioè, si disperano. Perché si ricordano i mariti. Sparati perché loro asserivano di essere più belli. Perché avevano importato azzardo. Esatto. Madonna mia, da pelle d'oca comunque. Io comunque due sberle in faccia, sai che bello. Poi dopo mi ammazza subito, però proprio... Ti spara nel cannone. Non ti preoccupare, vengo io con te allo scassiato. Scusa, no, mi stavo guardando, pensa, mi hai attaccato la malattia, Paolo. Mi stavo guardando le foto dei 125 adesso. Ti manca uno, il Gilera MX1, te lo ricordi quello dopo il KK? Quello che si mette sulla camicia. Poi è uscito l'MXR, bellissimo, quello con il doppio faro quadrato. Comunque, non è vero che ha ragione Paolo. Allora, ci sono state persone che hanno fatto il KZ nero, ma quello è perché l'hanno pitturato. Ma originale era o tutto bianco con i cerchi neri, o lo facevano mezzo bianco, mezzo rosso, che era l'evoluzione. Il KK era o nero o rosso. Poi c'era gente che lo faceva bianco. Io avevo preso la Z, che era quello in dentifricio. Sì. Quello col tappo. Poi ti ha fatto il vaccino e sei guarito, giusto? Sono guarito, sì. Gli stagisti. Pronto, parrocchia? Sì, buonasera, salve. Io volevo delle informazioni. Devo iscrivere mio figlio a catechismo. Vorrei iscriverlo. Meno. Sì, ma in che classe ha già iniziato il catechismo? No, già non l'ho ancora iniziato. È in seconda elementare. È in seconda elementare, non ha ancora iniziato. È in seconda, sì. Allora, le do il numero di Don Fletti un attimo, perché hanno già iniziato, ma insomma siamo ancora... Dunque, allora faccia il 388. Sì.
Sì. 6-1-4-1. 6-3? 6-1-4-1. 4-1. 4-2? 4-2? Provi anche. Mi ridi il numero, per favore. Aspetta un secondo, mi sono confuso. Mi puoi dare il numero, per favore? Allora, 3-8-8. Sì. 4-3-3. 3-8-2. 3-8-2. 4-5. No. No. Scusi, non 3, sento bene. Che sento male, mi scusi. 3. Allora, 3-8-8. Sì, ma 3-8-8. Con calma, 4-3-3. Sì, 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 ma con calma. Un momento, sì, sì. 4. 3-3. 3-3. Tutti e 3. 6-1. 3-3 o 3-3? 4-1. Quindi 4 volte 1? Quindi 4 volte 1. No, 6-1-4-1. Allora 6, aspetti 1, che 4... glielo ripeto. 3-3-8. Aspetti, glielo ripeto allora. 3-3-8. 3-2. No, 3-8-8. Ah, c'era l'8. 3-3-8-8, ok. Poi 4-2. 4-2. No, 4-3-3. Ah, allora 4-3-3. 6-1. 6-1. 4-1. 4 volte 1. 4-1. 4 volte 1, no? Non 4 volte 1. 4-1. Numero 4 o numero 1? Adesso ah, 4 e 1, ok. Adesso canta il singolo di Tamarri. Dammi la figa. Vai! Dammi la figa, dammi la figa, la 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 la. Tu sei stronzo. Gli stagisti. Chiamiamo una scuola di danza. Pronto? Parteca, buongiorno, salve. Sì, buongiorno, volevo delle informazioni sui corsi di danza che classica, avete. Classica, danza classica. Sì, per che fascia di età stiamo parlando? 40. 40 anni, sono... Per me, ok, cioè. Adulto, 40, adulto. Un uomo, una donna? Uomo, sono io. Ok, perfetto. Allora, noi abbiamo un corso per adulti che è il venerdì. Sì. Dalle 19 alle 20. Le posso fare una domanda? Può andare, sì, posso farle una domanda? Mi dica. Allora, ho capito di essere bravo perché a casa quando passo il Dyson faccio tutti non i passetti. Sì, sì, no, dicevo, allora io ho capito di essere già un po' bravo perché quando a casa passo il Dyson faccio tutti i passetti e mi cimento, insomma. Lì ho capito. Allora, lì ho capito, quindi vorrei proprio imparare bene. Inizia a fare il rumore del Dyson. Allora, questo corso in realtà è già avviato, quindi io devo chiedere all'insegnante se è disponibile a prendere una persona nuova che appunto non ha comunque... Pronto? Pronto, mi sente? È l'aspirapolvere! Sì, sento dei rumori in era l'aspirapolvere. So è l'aspirapolvere. L'espirazione, sì. Sa? Lo spengo! Aspetti che lo spengo. Rumore! Pronto? Sì, stavo dicendo, sì, sì. Devo parlare con l'insegnante e capire se è disposta a prendere una persona nuova che comunque non ha esperienza. Ah, ok. Perché appunto è un corso già avviato. Beh, ma un po' di esperienza ce l'ho. No, ma io comunque un po' di esperienza cioè, ce l'ho. Cioè. Quando ero ragazzino ballavo la break dance. Danza classica, però penso che non sia un'esperienza. Beh, tecnica. Quando ero ragazzino ho fatto break dance per tanti anni. Poi ho visto Billy Elliot. Capisce bene che la classica è assolutamente differente da qualsiasi altro tipo di danza, è molto tecnico, quindi bisogna capire se il livello può essere adeguato. Ho visto tipo Billy Elliot una quarantina di volte. Da ridere! Ho l'impressione che questa telefonata non sia una telefonata seria. Come no? No, sono serissimo. Se vuole venire di persona a parlare. Però non voglio ballare col tutù, perché non voglio che mi si veda il pacco, perché io ce l'ho molto grosso. Sai, così fa tutte le domande che vuole alla persona. Ho una nerchia enorme. Va bene? Però una cosa, cioè, non so come funziona. Io non voglio ballare col tutù, perché ho il pacco molto grosso, una nerchia enorme, mi si vedrebbe troppo. Pronto? Penso di essere stata educata fino a sufficienza. Sì. Arrivederci. Posso ammazzare il cigno a cappellate? Allora, per tutti i fan
del nuovo show televisivo Tal dei Tali. In questo momento stiamo registrando una puntata, quindi stasera sintonizzatevi sul canale 157 del digitale terrestre. Adesso in questo momento voi non potete godere come noi di queste meravigliose immagini di questo programma pazzesco che sta veramente spopolando nel mondo dei media. Canale 5 ci ha chiamato 60 volte per avere questo momento così unico, raro, questo momento così diverso che sta veramente cambiando il mondo della TV. Il Tal dei Tali show io vi consiglio stasera di guardare il canale 157 perché è veramente imperdibile, dice lui che sta guardando le foto sul telefonino, si fa gli autoscatti, adesso ci mostra cos'è quello, un filo, un cavo USB, ecco, perfetto. Fai sentire che rumorino, la penna del Tal dei Tali show. Hanno fatto anche il taccuino del Tal dei Tali show. Sai un po' come sta scrivendo delle cose che forse stasera potrai leggere, chi lo sa. Poi il Tal dei Tali continua con un ultimo grande momento che è quello del... Prego. Ma è muto. L'ascensore del Tal dei Tali show. Benissimo, un applauso ragazzi. Stasera vi consigliamo di seguirlo sul nostro canale televisivo, il canale di 105 TV. Puoi tornare Paolo, finito. Siamo tornati, bravissimi. Eravamo rapiti dal Tal dei Tali show. Bravissimo. Abbiamo messo Lipstick, questa canzone dei Kangs. In realtà, legandomi al discorso dei cosmetici, Lipstick è rossetto in inglese, sì. E saponi, non so se avete letto che un'azienda molto famosa che si chiama Lush, che c'è anche in Italia, Lush si scrive, da venerdì praticamente ha deciso questo brand mondiale di uscire da Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Perché? Che scelta commerciale vince? No, hanno detto, allora spiega una nota del gruppo, queste piattaforme non saranno in grado di mettere in atto misure volte a offrire un ambiente più sicuro ai propri utenti, noi rimaniamo fuori. Dicono che ci vogliono delle policy. Bravo. Ma domanda. Sì, tutto questo rientrano anche i capezzoli di Madonna? No, non lo so, quella è un'altra roba, è un altro problema. Cioè, tra l'altro voglio dire, dopo aver visto buchi del culo di ogni genere, colore e forma, rompono il cazzo a Madonna che c'ha 90 anni. Ma anche tu, Madonna, scusi, non la Madonna, la mamma del maestro. Luis Veronica. Esatto. Madonna l'ha cantata. Ma scusa, ma anche tu, c'hai 90 anni. Basta. Hai fatto queste robe qua in passato, sei stata unica, sei stata rara, sei stata veramente molto avanti rispetto agli... Basta, però, sempre a far vedere sti capezzoli. Ma sai cos'è? Che certi personaggi vivono in un mondo completamente distaccato. Ho capito. Cioè, tu tieni conto del fatto che Madonna non ha la percezione della realtà. Lei vive in un mondo fatto di Madonna. Sì, quella grotta di Betlemme. Cioè, dove tutte le persone intorno la fanno sentire ancora la Madonna di 50 anni. Finisco la polemica di Lush, perché non è solo riferito al fatto che loro non si sentano più, diciamo, adatti a questo mondo sociale, chiamiamolo così, che poi non lo è, asociale totalmente. I social sono asociali. Non sono fatti per unire le persone, ma per dividerle. Perché alla fine, tanto, io ormai ho constatato che se tu hai un pensiero e un'altra persona ne ha un altro, non troverai mai un momento di congiunzione, perché continuerai a pensarla a modo tuo. Quindi i social non uniscono, anzi fanno in modo che le persone che in realtà nella vita normale non contano un cazzo, che in quel momento lì si prendono quei 3 secondi di notorietà e vanno a scrivere un commento di merda sotto qualcuno che magari ce l'ha fatta nella vita, giusto per il gusto di rompergli il cazzo. Ma perché tu li usi per discutere, noi che li usiamo per ciulare funzionano benissimo. Lasciateli così. Lush si lamenta del fatto che hanno fatto il COP26 per parlare di cambiamenti climatici, ma alla fine non è cambiato un cazzo. Cioè dicono, non hanno fatto nulla. Questi sono riuniti, hanno fatto le foto, hanno fatto i selfie, hanno fatto le stories, articoli sui giornali, ma alla fine qual è il succo? Cos'è che dobbiamo fare? Che cosa hanno in mente per cambiare i problemi che questo pianeta purtroppo ci sta dimostrando ogni giorno e peggiorano ogni giorno? Niente, come al solito. Ha sprecato. Perché per questo che hanno deciso di smettere di ascoltare il rock. Ecco, così daranno una mano al pianeta. Quindi dice che i cambiamenti climatici sono stati ignorati, gli allarmi sui gravi effetti dei social media vengono a malapena ascoltati e il gruppo spiega, basta, voglio dare un segnale forte e mi levo dal cazzo. Però sai che cosa? Lush, con tutto rispetto, che è una grande azienda, non conta un cazzo sui social. Cioè lo facesse, dico, una la Diletta Leotta, dici basta, non vi faccio più vedere le mie tette. Uno dice, porca puttana, no, cioè, ma Lush. Infatti io sono incuriosito, cioè qua, adesso magari essendo una catena mondiale ne ha tanti, ma quanta gente è incuriosita da andare a guardare le foto di un sapone? Allora, cioè tu sei lì che dici, oh, to, 659.000 follower. Un cazzo, sono tanti.
sono dai. Tantissimi. Cioè, diciamo, guarda, vediamo se c'è un Callifugo alla calendula. Ce n'è di gente che si lava al mondo. Vero, sì, tu lo segui, Marco? No, io non li seguo. Ci avrei scommesso. No, io non li seguo. E ora pubblicità. 4 milioni in generale. In Italia 650 milioni. Io sono no Dodge. No, perché sai che sono vittima del marketing. Le pubblicità di queste persone non l'ho mai viste. Hai visto? O magari, come al solito, come ormai siamo abituati, questa è la manovra di marketing per far parlare di loro perché sono in culo a nessuno. Perché o magari è una manovra di marketing nostra per lanciare il blocco pubblicità anni 80, se no Palmieri ci mette la mano addosso. Ah, lì volevi arrivare, ho capito. Non li sapete fare i link comunque. Lo faccio a lei, maestro. Fabio, scusami, mi puoi appoggiare in questo momento, per favore? Allora, ti rendi conto che già la seconda volta che il co-conduttore, non il conduttore, il co-conduttore mette in discussione il metodo di lavoro del conduttore. Cioè, capisci che qua c'è un lavoro subdolo nel tentativo di sottrarmi i miei poteri, cioè quei pochi che ho. Lui sta erodendo la tua immagine di leader. Ma non mi permetterei mai. Lui sta scalando la tua azienda di leader. Non ne sarei. Voci di corridoio mi dicono che è lui che ha strappato le mie foto dall'ufficio dello zoo e mi ha tolto anche l'immagine, diciamo, di... Sai che io sono un po' il Kim Kung Kyong lì del cazzo dello zoo. Cosa vuole quello là? Ma la stava lanciando. Preservando. E lancio la sta pubblicità. Pubblicità. Tra l'altro, allora, per tutti i fan del nuovo show televisivo Tal dei Tali, in questo momento stiamo registrando una puntata, quindi stasera sintonizzatevi sul canale 157 del digitale terrestre. Adesso in questo momento voi non potete godere come noi di queste meravigliose immagini di questo programma pazzesco che sta veramente spopolando nel mondo dei media. Canale 5 ci ha chiamato 60 volte per avere questo momento così unico, raro, questo momento così diverso che sta veramente cambiando il mondo della TV. Il Tal dei Tali Show io vi consiglio stasera di guardare il canale 157 perché è veramente imperdibile, dice lui che sta guardando le foto sul telefonino, si fa gli autoscatti, adesso ci mostra cos'è quello, un filo, un cavo USB, ecco, perfetto. Fai sentire anche il rumorino, la penna del Tal dei Tali Show. Hanno fatto anche il taccuino del Tal dei Tali Show. Sai un po' come sta scrivendo delle cose che forse stasera potrai leggere, chi lo sa. Poi il Tal dei Tali continua con un ultimo grande momento che è quello del... Prego. Ma è muto. L'ascensore del Tal dei Tali Show. Benissimo, un applauso ragazzi. Stasera vi consigliamo di seguirlo sul nostro canale televisivo, il canale di 105 TV. Puoi tornare, Paolo. Finito. Siamo tornati, bravissimi. Eravamo rapiti dal Tal dei Tali Show. Bravissimo. Abbiamo messo Lipstick, questa canzone dei Kangs. In realtà, legandomi al discorso dei cosmetici, lipstick è rossetto in inglese, sì. E saponi. Non so se avete letto che un'azienda molto famosa che si chiama Lush, che c'è anche in Italia. Ora raddoppi. Lush si scrive. Da venerdì praticamente ha deciso questo brand mondiale di uscire da Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Perché? Che scelta commerciale vince? No, hanno detto, allora spiega una nota del gruppo, queste piattaforme non saranno in grado, finché non saranno in grado di mettere in atto misure volte a offrire un ambiente più sicuro ai propri utenti, noi rimaniamo fuori. Dicono che ci vogliono delle policy. Bravo. Ma domanda. Sì, in tutto questo rientrano anche i capezzoli di Madonna? No, non lo so, quella è un'altra roba, è un altro problema. Cioè, tra l'altro voglio dire, dopo aver visto buchi del culo di ogni genere, colore e forma, rompono il cazzo a Madonna che c'ha 90 anni. Ma anche tu, Madonna, scusa, non la Madonna, la mamma del maestro. Luis Veronica. Esatto, Madonna l'ha cantata. Ma scusa, ma anche tu, c'hai 90 anni, basta. Hai fatto queste robe qua in passato, sei stata unica, sei stata rara, sei stata veramente molto avanti rispetto agli... Basta, però, sempre far vedere sti capezzoli. Ma sai cos'è? Che certi personaggi vivono in un mondo completamente distaccato. Ho capito. Cioè, tu tieni conto del fatto che Madonna non ha la percezione della realtà. Lei vive in un mondo fatto di Madonna. Sì, quella grotta di Betlemme. Cioè, dove tutte le persone intorno la fanno sentire ancora la Madonna di 50 anni. Finisco la polemica di Lush, perché non è solo riferito al fatto che loro non si sentano più, diciamo, adatti a questo mondo sociale, chiamiamolo così, che poi non lo è, asociale totalmente. I social sono asociali. Non sono fatti per unire le persone, ma per dividerle. Perché alla fine tanto
io ormai ho constatato che se tu hai un pensiero e un'altra persona ne ha un altro, non troverai mai un momento di congiunzione, perché continuerai a pensare a modo tuo. Quindi i social non uniscono, anzi fanno in modo che le persone che in realtà nella vita normale non contano un cazzo, che in quel momento lì si prendono quei 3 secondi di notorietà e vanno a scrivere un commento di merda sotto qualcuno che magari ce l'ha fatta nella vita, giusto per il gusto di rompergli il cazzo. Ma perché tu li usi per discutere, noi che li usiamo per ciulare, funzionano benissimo. Lasciateli così. Lush si lamenta del fatto che hanno fatto il COP26 per parlare di cambiamenti climatici, ma alla fine non è cambiato un cazzo. Cioè dicono, non hanno fatto nulla. Questi sono riuniti, hanno fatto le foto, hanno fatto i selfie, hanno fatto le stories, articoli sui giornali, ma alla fine qual è il succo? Cos'è che dobbiamo fare? Che cosa hanno in mente per cambiare i problemi che questo pianeta purtroppo ci sta dimostrando ogni giorno e peggiorano ogni giorno? Niente, come al solito. Ha sprecato. È per questo che hanno deciso di smettere di ascoltare il rock. Ecco, così daranno una mano al pianeta. Quindi dice che i cambiamenti climatici sono stati ignorati, gli allarmi sui gravi effetti dei social media vengono a malapena ascoltati e il gruppo spiega: basta, voglio dare un segnale forte e mi levo dal cazzo. Però sai che cosa? Lush, con tutto rispetto, che è una grande azienda, non conta un cazzo sui social. Cioè lo facesse, dico, una la Diletta Leotta, dice: basta, non vi faccio più vedere le mie tette. E uno dice: porca puttana. No, cioè, ma Lush. Infatti io sono incuriosito, cioè qua adesso magari essendo una catena mondiale ne ha tanti, ma quanta gente è incuriosita da andare a guardare le foto di un sapone? Vediamola. Cioè tu sei lì che dici: oh, to, 659.000 follower. Un cazzo. Sono tantissimi. Cioè, diciamo, no. Guarda, vediamo se c'è un Callifugo alla calendula. Ce n'è di gente che si lava al mondo. Tu lo segui, Marco? No, io non li seguo. Ci avrei scommesso. E ora pubblicità. 4 milioni in generale. In Italia 650. Io sono no-dodge. No-lash. No, è strano perché sai che sono vittima del marketing. Le pubblicità di queste persone non l'ho mai viste. Hai visto? O magari, come al solito, come ormai siamo abituati, questa è la manovra di marketing per far parlare di loro perché sono in culo a nessuno. Perché o magari è una manovra di marketing nostra per lanciare il blocco pubblicità anni 80, se no Palmieri ci mette la mano addosso. Ah, lì volevi arrivare, ho capito. Sì. Vabbè, allora, non mi sapete fare i link comunque. Lo faccio a lei, maestro. Fabio, scusami, mi puoi appoggiare in questo momento, per favore? Allora, ti rendi conto che già la seconda volta che il co-conduttore, non il conduttore, il co-conduttore mette in discussione il metodo di lavoro del conduttore. Cioè, capisci che qua c'è un lavoro subdolo nel tentativo di sottrarmi i miei poteri, cioè quei pochi che ho. Lui sta erodendo la tua immagine di leader. Ma non mi permetterei mai. Lui sta scalando la tua azienda di leader. Non ne sarei. Voci di corridoio mi dicono che è lui che ha strappato le mie foto dall'ufficio dello zoo e mi ha tolto anche l'immagine, diciamo, di... Sai che io sono un po' il Kim Kung Kyong lì del cazzo dello zoo. Cosa vuole quello là? Ma la stava lanciando. Riservando. E lancia la sta pubblicità. Pubblicità. Tra l'altro, Io voglio la moto, voglio una moto anni 80 inventata, cioè voglio una moto. No, sì, adesso si fa tutto l'intimo Caggini. No, cos'è Caggini? Calze, mutande, canottiere, Caggini. Non esisto. Sai che adesso non sai ancora. Che Riccardo e Giorgio se non si muovono a fare le calze Caggini, io le voglio adesso. Canottiera, lana fuori, cotone sulla pelle. Voglio le mutande Caggini. Con l'elasticone così to Caggini, poi la cucitura Caggini uomo, Caggini donna. Ma che cazzo è successo a Justin Bieber? Scusate, perché cioè proprio. Che è successo? Non è proprio bellissimo. Cioè, è sempre un bel ragazzo, ma era era bello irraggiungibile. Adesso è. Ma si invecchia, cresce, Marco, cresce. Però ha perso. Come Leonardo DiCaprio, adesso è una merda. Ma non è vero, io me lo farei. No, ha ragione, è anche un figlio di puttana. Taccagno, che non vuole spendere i soldi per il pianeta. No, a proposito di persone belle che hanno deciso da sole, nel caso di Justin Bieber non è colpa sua, o forse ha fatto troppo uso di droga, steroidi. Non lo so, però questo ragazzo qua, Anthony Loffredo, non so se avete visto la foto, ce l'ha girata stamattina la Chicca, allora ve lo faccio vedere. Non lo so, me ne sono proprio battuto i coglioni. Ve lo faccio vedere, vedete questo mostro, ho pubblicato una storia. Allora, questo qua è un ragazzo francese, se vai a vedere la storia c'è la foto di lui come era prima e come si è ridotto adesso, perché ha deciso che vuole diventare un alieno come lui li ha sempre immaginati, e quindi lui si fa chiamare il Black Alien
e ha iniziato, si è tagliato due dita per farsi un artiglio, cioè non so se, se avete capito, si è tolto due dita per crearsi l'artiglio, cioè, e se poi te ne venti, scusa, però si poteva fare quello che si illumina il dito e chiami sulla luna, perché l'artiglio è brutto, mangia anche i topi dilatando le fauci. Andate a vedere le foto, si è tolto un pezzo di naso, si è trasformato, si è tatuato tutto di grigio per sembrare un alieno, ma era un bel ragazzo, era un bel ragazzo. Io la domanda, e voglio dire, la psicopatia è la malattia mentale, scusa, il Ken umano che poi è diventato la Barbie umana, cioè lì è doppia malattia, perché già ti sei tutto storpiato per diventare, ma la domanda è perché, ma perché, cioè, perché sono persone, ma cos'è la noia, cos'è non lo so, il desiderio di essere la veramente malattia, tanto diverso magari, dagli altri, o non lo magari so. È felice così, ma perché quelli che vanno a vivere da Milano a Grosseto cosa c'entra, ha ragione. Cosa c'entra, è la stessa cosa, ma non è vero, Grosseto è bellissima, Grosseto Marco non è vero, si mangia anche da Dio, Grosseto no, Grosseto è bellina, mi dispiace, è bellina Grosseto, ma scusa, è bellina Grosseto, allora è giusto che ognuno faccia il cazzo che vuole nella vita, io l'ho sempre sostenuto, massima libertà, io sono per la libertà di tutto, espressione, finché non nuoci il prossimo tu devi fare, devi essere libero di fare il cazzo che vuoi, un po' come io e Paolo che abbiamo deciso che nei prossimi mesi venderemo tutto qua a Miami e andremo a vivere nel Wyoming in un ranch bellissimo. Montana! Nel ranch, non c'è posto nel Montana. Nel ranch. Abbiamo chiamato io e Fabio tutto ieri, non c'è tutto più posto. Esaurito. Tutto esaurito. Però ti dirò, sai che l'esperienza del ranch comincia a essere interessante. Ma Paolo, allora tu con la tua fisicità, puoi fare tutto. Allora immaginatelo con jeans attillati però a zampa d'elefante, con lo stivalino da cowboy. Sì, con quindi, sopra però i parapantaloni di pelle, quelli con le morte. I chaps, si chiamano i chaps quelli. I chaps. Con una bella camicia di quelle proprio da cowboy. A quadri. Con i bottoni quelli. Con fuori le chiappe. Che ti porto la colazione, le brioche. Però voglio se me lo consenti, vorrei che tu avessi un cappello che non ti va. Cioè molto piccolo, un cappellino. Piccolo? Non gigante. No, piccolino. Come Oliver Hardy. No, questo c'è più gigante. Cioè, che arrivo, no, gigante lui. Con i lati del cappello che fanno tipo ali. No, gigante io, tu invece piccolino, perché voglio che il faccione proprio venga fuori bene. Va bene, non c'è problema. Ma scusa, c'era quel film con Billy Crystal. Com'è che si chiamava? Sì, Scappo dalla città. Scappo dalla città. Bellissimo. Aspetta, scusa, parlo un attimo con Paul Newman. Guarda che tu vesti da cowboy. Redford. Non è che sei confuso. No, non è vero. Non è che sei proprio. Alisei è un cowboy nato, c'ha le gambe storte da cavallerizzo. Perfetto. Mi sono sempre vestito da cowboy ogni giorno della mia vita. Ma sembra un cowboy che arriva da lontano senza le braccia. Paolo. Sai perché? Perché non metto il gilet. Paolo, allora, l'immagine di te vestito da cowboy che cavalchi un pony, perché ovviamente non puoi andare su uno stallone. Pezzato. Ragazzi, io vorrei ricordarvi che l'altezza, bene o male, siamo lì. Ma ascolta, io sono alto come te da seduto. Mi vedi che sono seduto? Tanto l'immagini, Fabio. Prova, io so che tu hai tanta fantasia. Prova a immaginartelo. Lui tutto l'uomo dotato di tanta fantasia. Tutto serio, che esce di casa e che fischia anche alle mucche. Carolina! E va, let's go! Voi siete degli stupidi. Con gli stivalini da cowboy piccolini. Piccolini. Con il rumore dei braccialettini mentre munge. Guarda che spacchi, Paolo, spacchi. Spacchi, veramente. La sera col tuo piattone di fagioli davanti al fuoco. Mi ricordo. La vostra è un'incredibile gelosia. Nel sacco a pelo con tutta la faccia bianca così. Ti esci come un bacco da setta. Sto male. Letizia, mi stanno prendendo in giro. No, ti stiamo bullizzando. Uno è Daniel Stern, non so se hai presente chi è. Quando fai una battuta, Letti, devi usare delle persone che tutti conoscono. Vabbè, ma è quello di. Puccioni, ma ti rendi? Sto morendo. Tu vai avanti. Tu sei la classica che scavalca il cadavere sul marciapiede. Sì, ma stai ridendo solo tu, Marco. Ma perché io ho tanta fantasia, ragazzi. Io mi sono visto tutta la scena. Caro Pecos. Lo so. Scusate. Oddio, sto male. Siamo in 5 qua, se ridete solo voi due. Ho capito. Esatto. Vabbè. Maestro, ci faccia ridere. Allora, faccia ridere la comunità,
per favore, con il suo momento. Stai zitto, parli sempre sopra tutti. Oh, ma è tipico dei cowboy. No, sottomesso. Fermi tutti, è il momento. Dai, forza, vai. L'ha voluto, lo vuole, vai. Giusto. Oggi un altro tal dei tali show. Attenzione, eccolo qua. Però scusa, Palmieri, base cowboy con rumori di pistole e quant'altro. Sì, grazie, se è possibile, Pippo. Grazie, attenzione. Questo schermirlo. Eccolo qua. Io faccio il doppiatore. Benvenuti al tal dei tali show. Un programma condotto unicamente dal più grande egocentrico del mondo della radiofonia. Lui è Paolo Federico Nocito Noise. Vabbè che sono egocentrico. Immaginatelo voi che ascoltate la radio con i suoi ginzini tutti attillati a zampa d'elefante e lo stivaletto piccolino da messicano. Con i suoi bei chaps di pelle. Esce la mattina sputando. Le rotelline. Ah, gli speroni. Esce tutto serio dalla sua casetta fatta di sterco e altro sterco. E va verso il suo mini pony e lo cavalca con furore e con serietà. Posto. Grazie Paolo, grazie. Posto. Va bene, scusate, sei contento? Scusate della mia presenza in questa trasmissione. Ma il tal dei tali spacca. Non volevo disturbare. Non hai neanche oggi sparato in aria una volta, però. Non ti riconosco più. Non hai sputato il tabacco e sparato in aria verso il cielo. Va bene, facciamo ridere invece tutta la comunità grazie a Ridi con il maestro. Sua maestà, prego. Adesso mi soddispiace. Dai. Qua tra l'altro arrivano un sacco di messaggi. Ho già buttato tutti gli indumenti intimi che avevo nei cassetti, adesso voglio solo Cagini. Cioè c'è proprio una Cagini mania adesso, sei rimasto male Paolo, guarda che scusami, cioè, non... Paolo, non ti preoccupare, adesso ti farò un pezzo io che ti fa ridere. Fammi ridere tu. Tu mi fai tanto ridere Paolo, ma nel senso buono, cioè sei simpatico. Tu sei uno dei Cagini di campagna, cioè. Dovrebbe essere quella la canzone, mutanda mia. Ma perché ti prende male sta roba quando tutti ridiamo del cowboy, dai, va che spalla. Quando ti deridiamo in 5 per 20 minuti. A me non mi piace quando mi dà dell'egocentrico, non è vero. No, lo so, ma io scherzo, dai, patatino, Cioè, se fossi egocentrico adesso entreresti nell'inquadratura del maestro, che è più grossa. Esatto. Visto che non lo fai. Esatto, dai, prego maestro, prego. Maestro. Vabbè, oggi e giù PayPal. Oggi, va bene, PayPal. Pago. Oggi vi parlerò di cultura. Vi parlerò di Edgar Allan Poe. Non ci sono le H davanti. Sì, Edgar Allan Poe, famoso poeta. Marco, non è un poeta, prosa scriveva. Ecco qua. Allora, Edgar Allan Poe. Perché suona il clacson, scusa? No, perché lui dice popo. Ah, ho detto che non si capisce. No, Palmieri non è in grado di intendere di volere. Prego, maestro. Allora, Edgar Allan Poe. Ma tu, cioè, sarà così per tutto il pezzo? No, non era questo, non era è la cosa che fa più ridere. Non era concordato. Prego, maestro. Allora, Edgar Allan Poe. Fa molto ridere questa cosa. Non andiamo più avanti, Pippo, se non la smetti, per favore. Allora nacque vicino ad un fiume, il Po. No, è il Po. No, veramente. Il Po, no. Sì, la madre era famosa perché aveva un bel popò. E tutti le... no, scusa, un bel. E tutti glielo toccavano. Il padre ci rimase un po' male e si uccise. E si uccise in un paesino pugliese, poi Lignano a Mare. Cioè, poi Lignano a Mare è lungo. Sì, allora lui divenne proprio scrittore perché, insomma, con le lettere ci sapeva fare, visto che aveva tutta la famiglia di poestini. Estini. Ebbe una relazione con una donna durata molti anni, ma quando gli mise le corna lei lo lasciò e dopo una lite furibonda gli disse: "Poi mi fai schifo". Gli disse: "Mi fai schifo". Allora, il suo romanzo più famoso fece molto scalpo.
No, meno scalpore non lo accetto. Parla di due gelatai gay, per chi volesse leggerlo, si chiama Lecco il tuo gelato al lampone. Veramente la pigrizia di lampone. Cioè, no. Devi dire lampone, allora, lo devi dire. Sì, sì, lo dico. Ha inventato, no. Sì, sì, ha inventato anche un ballo molto particolare, il dadaum. Oh, cioè, no, adesso la gag regge. Allora, il suo fumetto preferito era Braccio di Ferro, però in versione inglese, cioè Popeye. Deve farlo lui. Allora, scusa. Il gruppo preferito Ippo. No, non lo devi dire tu. Non regge la gag. Aspetta. Piatto di piatto preferito pasta al pomodoro. No. Adesso funziona. Ma non disdegnava a Capodanno di mangiare le lenticchie con lo zan. Ne? Oh, vedi che roba. Adesso funziona. E subito cantava dopo po 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 po. Il limite po 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 po. Allora, si deve a lui il famoso di dire si deve a lui il famoso modo di dire giovanile. Come va? Tutto a sto? Vedi che spacca così. Non era un tipo molto deciso. Quando gli chiedevano se gli piacesse qualcosa, rispondeva sempre sì, un... Oh, vedi che funziona, maestro. Era un tipo un po' allam... No, aspetta, era un tipo un... allampo-nato. E un giorno, mentre camminava spensierato, cadde in un... so? Okay. E morì... Berello. Bravo maestro. Bravo maestro. Madonna, che bravo che era. La gente invidiosa di lei, maestro. Cosa ci vuol fare? È così. Bene, voi sapete che noi ogni giorno che passa odiamo sempre di più quelli che si definiscono le influencer. Perché che cazzo di influenzare? Cioè, ma che cazzo influenzi? Allora, io ti dico una cosa, cara influencer. Sappi che il 99% delle persone che ti seguono sono maschi e l'unica influenza che gli passi è il desiderio di fare questo rumore qua. Zicchi zicchi. Ti posso dire una cosa? Ho letto recentemente uno studio, sì, una statistica, sì, che dice che in Italia il 22% delle persone rimangono effettivamente influenzate dagli influencer. Veramente. Però possiamo consolarci perché siamo tutto sommato abbastanza bassi. No, ma per amor di... allora, se in Brasile il 33%. La Madonna. Vuol dire che una persona su brasiliana hanno sei dita. Ma non è vero. Brasiliani. No. Hanno polliciao, indiciao, non i dita. Ma poi scusami, allora ci sono influencer. Un conto è uno che cerca di influenzare le persone a fare delle buone azioni. Un conto sono quelli che cercano di venderti i prodotti. E tu sei lì a guardargli le tette e non te ne frega un cazzo il prodotto. Sei lì. Ma tu hai mai guardato? Faccio un esempio: le storie della Delellis. No, non riesco a vederla io con l'audio. È la televendita di una milionaria che, cioè, proprio è una roba. Sì, sì, è un negozio. Tu non hai visto il film con la Delellis che bacia Fabio Volo? No, mi rifiuto. No. Ha vinto anche un premio. L'altro giorno Fabio Volo si vantava del record di ascolti e aveva fatto quel film. Una roba. Devi vederlo, Marco. No, non posso. Brutto. No, è contro la mia religione. Scontato. No, non posso. Ma sai che mi è dispiaciuto per Fabio Volo? Lo so. Però. Quando ho visto la scena, ho detto, no, non finirà mica. Ma che si baciano. Loro non si rendono conto di chi sta dall'altra parte del telefono. Cioè, loro guardano quei numeri e pensano che sono tipo 5 milioni di italiani perfetti che vanno in ufficio e lavorano. E invece, facciamo sentire uno di quei 5 milioni, vai Paolo, fai. Grande fratello. Draghi bello. Così. Guardate che questo si vede in televisione, le facce che fate, cioè non è come prima in radio che era equivocabile. Se noi potessimo vedere i 5 milioni di follower che sono dall'altra parte, sono 3 anni già. Abbiamo dato le chiavi del paese, ma a dei bambini di 7 anni. Oh, però alla fine hanno ragione loro. Cioè, se uno guarda una roba, se uno apprezza quelle robe lì, vuol dire che funziona. No, perché quando li prendi, li metti nella TV generalista o li metti al cinema, non ci va Fabio nessuno. Volo? Non ci va nessuno. Lo devi vedere, però. Cos'è che hai detto? Scusa, non ho capito. Lo devi vedere. No, non lo posso guardare. Ma si stringe la faccia. Io voglio molto bene a Fabio, sai che siamo amici, però certe robe proprio non gliela faccio. Quelle sono proprio marchette, proprio. Oh. Un po' come si chiama quello che fa la radio lì, Mazzoli, quello che ha fatto il film che si è tagliato la barba, aveva i baffi, una roba inguardabile. Ah beh, ma ti sei divertito, è un'esperienza. Mi sono divertito, ma io ero orribile. Non uscirà mai per giudicarlo. Allora, capiamo una cosa. Un conto è fare le cose per fare... Sto prendendo il culo, Marco. Sì, un conto è fare le cose per fare un'esperienza
di vita, quelle cose che ti rimangono dentro. Ce l'ho fatto perché volevo fare qualcosa di diverso. Regge questa, Marco, regge. Non lo so, guarda, non mi hai ancora convinto, però ti devo dire. Un conto è andare al GF VIP. Io me la ricordo, io me la ricordo, l'espressione che ho fatto e quello che ho pensato quando allo specchio mi sono visto coi baffi e basta. E ho visto le vostre facce quando sono venuto in onda. Io quel momento lì non lo dimenticherò mai. Quello è stato il momento più imbarazzante della mia vita. Cioè, eri solo uno dei quattro fratelli Dalton. O tutti e quattro contemporaneamente. Ricordiamoci sempre che comunque quello che ha sofferto di più per la baffura sono stato io. Sì, ragazzi, lo so, io ho un anno di vita cancellato per colpa dei baffi. Ma stavi benissimo, Rodriguez. Guarda, stai che stai così bene. Allora, il mio 2018 non è mai esistito sulla faccia della terra. Ma stai così bene. Ho cancellato sistematicamente tutto l'archivio di foto. Ragazzi, mi fate la cortesia, io ce le ho ancora le foto. Adesso ve la giro in chat, le postiamo tutti contemporaneamente le foto, sì, di Paolo coi baffi. Le foto di Paolo coi baffi. Sì, allora, ragazzi, dai. Ah, bellissimo, bellissimo. 2018 ha detto anche, perfetto, grazie Paolo. Così non dovrei neanche fare sbattimento. E quando abbiamo fatto test di casting? Sì, 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 sì. Ma io 2018. Cioè. Scemo. Ti devi chiamarmi, ti devi chiamarmi. Ha degli anziani? Tutta pagliata. Cosa? Cosa hai detto? Poi ti volano le manate in un secondo. Dai, che dovete registrare, Palmieri ha fretta. Madonna, quanto spacchio coi baffi, Paolo. Mamma, abbiamo trovato non delle è che foto. Stavi bene. Stavi da paura, Paolo. Ma non stavi male, non so perché c'è questa mamma fisima. Mamma mia, perché c'è questa fisima del baffo? Mamma mia. Stavi bene. Spaccavi di brutto. Guarda il matrimonio di Daniele Bossari. Guarda come stavi bene. Guarda questa foto. Madonna, è bellissima. Allora, una fregna in faccia. Andate su tutti i nostri profili, scegliete quello che preferite. Adesso posteremo ognuno di noi una foto diverse. Già fatta. Allora io metto questa che è bellissima, ragazzi. Paolo coi baffi è meraviglioso. Mamma mia. Paolo. Volevo dimenticarla. Baffuto. Sì, io metto quello al matrimonio di Bossari, guarda, mamma che è bellissimo. Mia, bellissimo, mamma. Madonna, quanto sei bello. Meraviglioso. Stavi da Dio, Paolo. Cioè, sei proprio Mexico. Cioè, io ti guardo e mi viene voglia di un bean and cheese burrito, capito? Ma sai quanti amici non mi frequentavano più pensando che mi ero arruolato? Sai che io ti chiamerei Taco Noise. Ma era incredibile. Era un animale mitologico, metà messicano, metà GDF. Perché nascondeva un'altra porzione di faccia. Sentite, parlando di problemi fisici che ovviamente purtroppo affliggono Paolo. Noi tutti affliggono. Esatto. Avete visto che hanno stampato in Inghilterra il primo occhio in 3D? Un occhio su un paziente. Cosa serve? No. Per fissarsi mentre lo fissi. L'hanno impiantato. Un occhio stampato con la stampante 3D. Cioè. Ma non funziona, è un occhio di vetro. Di vetro. Allora, aspetta. L'uomo britannico è diventato il primo paziente al mondo a essere dotato di una protesi oculare stampata in 3D. Si tratta di Steve, un ingegnere, bla bla bla. Ho bisogno di una protesi da quando avevo 20 anni. Mi sono sempre sentito a disagio a riguardo e praticamente sembra realistico. Cioè, sembra è un uomo da 70.000 lire che faranno una serie. Lui guarda. Era sempre dritto, non lo so, da una parte. Non ci vede da questo punto. È un pezzo di plastica stampato in 3D. Però è pazzesco, io ogni tanto seguo queste. Ma cosa pazzesco? Ma scusa, un pezzo di plastica dipinto. Non era meglio il tatuaggio a sto punto? No, all'ennebro. Sopra la palpebra, dici? Cosa fai? E capirai cosa cambia allora? Ma no, è una protesi che sembra vera. Ah no, perché sennò quando dormi poi quello ti rimane aperto. E quando fai l'occhiolino la gente non capisce. Ma no, metti l'occhio da notte, no? Se ti fai il tatuaggio con l'occhio aperto e no. Pensa che palle, quando fumi la canna devi cambiare la protesi e mettere quello rosso. Ma voi avete mai visto quello che fanno alcune aziende, costruttori, che costruiscono case intere stampate con una stampante 3D? Forma di enorme occhio. Ma poi. Case fatte di occhi, tra l'altro. No. Sono ansiotiche perché tutti i muri ti guardano. Se fai a botte ti metti quello nero. Certo. Sì, devi intercambiarlo in base a quello che devi fare. Guarda. Poi ti mettono anche il glaucoma piccolino che lo devi togliere. Cosa vai in giro con un sacchetto pieno di occhi diversi intercambiabili? Ogni tanto, per essere realistico, ti danno l'occhio con dentro un bruscolino o una mosca. No. Guardi che cosa c'ho. Tipo l'ambra. C'è pure quello con la serranda per fare l'occhiolino che si apre e chiude. Mamma è. Collegato a un dito, fai così, capito? Sì. Oppure fanno l'abaco, poi fanno occhio per occhio. Ma scusa, ma se fosse stato cinese glielo facevano un po' socchiuso, giusto? Glielo facevano. Sì, certo. Tipo, bellissimo. È geniale. Oppure c'è l'occhio con dentro il tramonto. Sì. È vero. Oppure con la lente a contatto, perché ti fanno anche l'occhio mio per essere più realistico. Siete dei coglioni.
così metti la lente a contatto finta, sei fatta di legno, tanto che di legno. Ma che cazzo, gli accessori per essere un accessori per gli occhi finti, no, capivo, ma è una roba triste, pensa accessori per l'occhio di vetro, no. Cioè, non avere un occhio, ragazzi, è una roba bruttissima. Vabbè, adesso magari devi far scendere tutto, è un programma cinico, stavamo ridendo dei guerci, si ride dei guerci, una persona che gli manca un occhio, due risate se le vuole fare, magari non alle sue spalle. C'è un ascoltatore che è sguercio, stavo per dire. C'è una, no, che venga in onda, per favore, proprio gli do la possibilità. Farci le cose divertenti. No, no, di venire qua a farsi una bella ripicca nei confronti di Alisei, che è una persona che non ha assolutamente sensibilità. Noi non rappresentiamo la perfezione umana, no. E lo si sa. Tu soprattutto, ricordiamo. Ed è 24 volte già oggi. Allora 342 41 15 105, uno sguercio ancora. No, una persona che magari ha delle diversità, che però ci ride sopra e si diverte dietro. Dai, dai, va bene, ci sto, così le stramatizziamo cose un po'. Vanno prese con figli. Gli audiolesi però non stanno sentendo. Non possono sentendo. Mandare il vocale. No, ci chiamano e fanno eh? Dai, madonna mia, va bene il civismo. Sei veramente ragazzi, cretino. Ma sono io. Ma è così che si stramatizzano i problemi della vita. Vabbè, comunque in questo periodo sono due anni ormai che ci tritano i coglioni con ogni tipo di notizia. Noi vi diamo veramente questo è un consiglio serio, affidatevi solo alle case farmaceutiche. Bravo. Quelle serie, per favore. Franco, il signor Franco, di cui noi ci fidiamo ciecamente, ne ha aperta una in un quarto d'ora e secondo me è la più affidabile di tutte. Sì. Cioè veramente dove aveva un ristorante, tra l'altro, che è strano però. Vabbè, ma scusa, uno può anche imparare velocemente, tu vai al CEPU, il CEPU impari e studi molto più velocemente che fare due coglioni università, certo. Superiore, che pare. Si è sentito il basta di Pippo dal vetro, si è sentito. Basta. Senti, sono arrivati un sacco di messaggi di persone senza un occhio, ma veramente ne chiamiamo uno dopo la pubblicità. Sì, certo. Ma per farsi una risata. Aspetta, ho un'idea. Sì. Aspetta. Allora, scriveteci se avete tre occhi, così magari risolviamo il problema. Dai, ma una che scrive: io sono sguercia. Scusa, ma no, ma non. Però una persona che ha voglia di scherzarci sopra, perché è brutto, ragazzi. Dai, una roba brutta. Ce l'abbiamo. Alisei è una persona orribile, io ve lo dico, una persona senza sensibilità. Una roba. Cioè, abbiamo appena finito di bullizzare gli obesi. Mostro, io sono una persona mostro. Io e Paolo ci proprio, scusa Paolo, usciamo dallo studio. Ma infatti Marco, vabbè, dai, chiudiamo un occhio. Ma io voglio questo, ragazzi, io ho una palla di silicone. No, come? Che numero? Ma sul collo? No, dicevo, una palla di silicone, me ne dicono di tutti i colori e io gli vado dietro. Alessandro, io voglio anche lui, Sai, rimbalza fin qua. A me manca la punta di un dito a causa di un incidente con la moto da cross, ci si scherza tutti i giorni. Hai chiesto l'occhio, basta. Anche la palla di silicone. Voglio sapere se predice il futuro. Gli dai un dito a questi, si prendono. Andiamo. Uno, sto Joel Corry, è venuto qua a mixare in diretta su Revolution qualche mese fa, proprio simpatico uno, che proprio dice? Non se la mena per niente, mi diceva sempre I wish. Ah, a proposito sì, c'è cosa? Fernando Proce che ti vuole vendere una frequenza giù in Puglia, sì. Una delle sue. Allora te lo dico in onda, te lo dico nello zoo, ficcatela nel culo proprio. Il futuro è il digitale, amico mio, basta. Dove serve qualche frequenza FM, poi non è che le compro io, cioè non è che sono io che le compro, ci mancherebbe, io sfrutto i soldi degli altri per fare le cose, appunto, tu la devi far comprare, poi ci pensiamo noi. Attenzione, amico mio, a non fare che gli altri sfruttino te, però. Questo infatti potrebbe essere, ma io sai che io lo faccio perché io amo la radio, ma non me ne frega un cazzo, i soldi vanno e vengono, le soddisfazioni vanno, le soddisfazioni invece sono robe che ti riempiono dentro. I sogni poi degli amici vanno assecondati, capito? Quali scusa? Tutti i sogni, gli amici si impegnano a fare delle cose, bisogna sempre. Vabbè, ma io sono contento. Scusa, adesso mettetevi nei miei panni. Io sono 6 anni che mi faccio un culo così, a parte lo zoo, per questa radio che abbiamo creato qua a Miami. E l'idea di averla in onda anche in Italia, sul territorio italiano, che è anche il mio paese, mi rende orgoglioso. È una figata. È bello, anche perché i nostri ascoltatori è giusto che debbano poterne godere. No, ma la cosa che non riuscivo a capire è che uno volendo la può ascoltare sull'app. Ti scarichi l'app, la scarichi, certo. È gratis. Però l'idea che sia sul territorio.
Fabio, non so per quale motivo, fa scattare la libidine. Cioè, sembra... Ma non c'è conflitto di interessi? Di chi? Senso? Di chi, scusa? Tuoi. Miei? No, la fa gratis. No, no, poi okay. Sono due prodotti diversi. Uno è una radio DS e lui la dirige. Ma sì, infatti. Cioè, che cazzo. Un po' come se io dicessi, faccio la radio, poi ho quel casino. Però non è che mi fanno conflitto di interessi. Come sta andando, tra l'altro, il tuo casino? Scusami, Fabio. Sta andando molto bene, devo dire la verità. Ne ho uno in ogni città della Francia. Ma come ti comporti con la ludopatia? È una cosa brutta. Non me ne frega un cazzo. Prima o poi faranno un bacino anche per me. Parlando di problemi e difetti, vorremmo fare un ciao Darwin al contrario. Allora, per esempio, abbiamo pubblicato ognuno di noi. Addio Darwin. Una foto di Paolo Nois con i baffi e tanta gente ha scritto: mamma mia, ma non ti tingere i capelli e la barba, riferito a me e te. Allora, io lo ammetto che la barba ogni tanto ci do una pittata, ma i capelli non li ho mai tinti. E Paolo credo nemmeno. Cioè. No, io li raso, sembrano, ogni tanto riflettono. Ma... Dai, c'hai qualche capellino grigio, ma io noi non ce li tingiamo. Io forse perché ho usato così tanti prodotti per i capelli che li ho. Ma poi a un certo età sono belli cacio e pepe. No, dipende. Sale e pepe. Cacio e pepe. C'è un soffietto di età. Se fai un certo tipo di mestiere, ti rivolgi a un certo tipo di pubblico, che bene o male quei 5-6 anni cerchi di allungarteli. Dopo quel soffietto basta. Cioè, nel senso, io glielo dico personalmente. Fernando Proce. No, non è Proce che è rossastro ormai. Vorrei dire. Proce i capelli di Orietta Bellotti. Allora, mio caro Bennato, io vorrei dirti una cosa. Ma anche Venditti. Bennato. Più che Venditti, perché Bennato l'abbiamo incontrato in aeroporto. Io e Marco volevo mettergli una mano in testa e vedere se passavo come la dimensione parallela. Sì, ma io mi immaginavo che a un certo punto uscissero, sai, le astronavi di guerra stellare, sì, da lì. Io e Marco eravamo completamente ubriachi nella lounge e ha detto: adesso corro con le valigie attraverso i capelli di Bennato e sbucchiamo a Miami. In effetti, quando è troppo, è troppo. Troppo. Ma sapete la Puccioni mi rompe i coglioni in privato, mi scrive: senti Haro, con sto cazzo di tinta, l'uomo deve essere tutto bello brizzolato. Ma dico, per te che sei come noi una donna di un'età che sono di una donna, certa età matura, cioè, però comunque è inutile che siamo qua. Un'anime, ragazzi. Cosa? Che l'uomo tinto non piace. Ma la barba, piace, la barba, no, la mia barba non è tinta. Mi dispiace. Ma dai, non è tinta. Mi piacete di più voi, ma non piacete alle donne, io ve lo dico. Ma sì, perché le donne si fanno la tinta allora? È diverso, perché a voi non piacciamo con i capelli comunque, bianchi. La tinta si vede. La tinta nell'uomo si vede, ragazzi. Io Rosy Bindi due colpi ce li darei comunque questo. Ma perché l'errore della tinta dell'uomo è che molti uomini fanno il nero, ma il nero lo fa soltanto Calimero, un afroamericano. Il nero non si fa, Bennato. Comunque c'è Simone da Brindisi, ragazzi. Allora, Simone da Brindisi non riesce a leggere perché gli manca un occhio, dice Pippo Palmieri. Simone arriva solo a metà della frase. Benvenuto nello zoo, benvenuto, come stai? Ciao, grazie. Ciao Simone. Emozionatissimo e super contento. Finalmente dopo 20 anni. Per te assolutamente un occhio di riguardo, lo sai. Grazie mille. Ma l'hai perso per un incidente l'occhio? Esatto. Marca puttana. Ma tanto tempo fa o una cosa? A tre anni. Una svista, quindi. Una svista. Sì, è stata una svista. Vabbè, ma tu ci convivi, insomma, ma ci scherzi anche tu su questa roba con i tuoi amici? Perché io una volta mi ricordo, avevamo fatto una puntata zero dello zoo per la TV nel 2003, era all'inizio. Ad occhio era il 2003. Sì. E avevamo deciso di mettere, guarda, io prima o poi la voglio pubblicare perché fa ammazzare da ridere. Paolo gli viene questa idea e dice: voglio il cameraman nano, perché faceva ridere perché lui inquadrava solo le gambe, dalle gambe in uno. E va bene, vai, allora arriva sto ragazzo che Fabio si chiama. Fabio, che salutiamo. Avevamo paura di far battute, roba. Invece parte lui a manetta e inizia a farsi battute. Oh, scusate, c'era lo sciopero dei mezzi. E ride, no? No, allora io ho due amici che sono nani, sono Fabio e Massimo. E spesso vengono uno sopra l'altro e fanno Fabio Massimo. Sono due attori e io ti dico, sono divertentissimi perché l'autoironia che hanno, soprattutto le persone affette al nanismo, è imbattibile. Beh, in America c'è un comico, poverino, che credo sia poliomelitico e ha dei grossi difetti fisici, che ha vinto ad America's Got Talent. Gli hanno fatto un programma su Amazon suo dove lui si piglia per il culo tutto il tempo. Cioè, lo spettacolo è basato sul prendersi in giro, fa battute sulle persone. Perché là gli spezzi le gambe a quelli che invece sono quelli che offendono. Se ce l'hanno le gambe, ci riallacciamo al discorso. Vabbè, Simone, ovviamente ti ha creato dei disguidi nella vita, però sei fidanzato, sei sposato? Sì, mi sposo fra 2 mesi. Oh, bella!
questo per dire che se vi dovesse capitare qualcosa di perdere un occhio, no, no. Beh, comunque alla fine non perdete tempo a cercarlo. Sei il numero uno. Ma per esempio sta roba qua dell'occhio in 3D, tra l'altro la Puccio ne ha girato una foto di questo ragazzo che si è messo lo... sta benissimo, cioè sembra vero, cioè, sembra cioè tu utilizzi protesi? Protesi. No, io ho soltanto una lente a contatto colorata. Dai 18 anni in poi è diventata un'abitudine. Però tutti i carnevali pirata? Spacco proprio. Cioè, Willy Lorgo sempre. Willy Lorgo. Barba nera per sempre. No, che serva a quelli che magari hanno dei difetti fisici o hanno dei problemi, eccetera. Ovviamente che devono per forza di cose accettare, non che siano delle malattie, ci mancherebbe. Che Simone serva per insomma cercare in qualche modo di superare questa cosa. E lui vive una vita normalissima e ci scherza anche sopra. Dai Simone, dai un messaggio di positività. Dai, vai, bello. Magari quelle cose che danno fastidio però si possono niente, sopportare. Niente, state comodi a carnevale per fare David Bowie o qualche concerto. Palmieri. Si presenta esattamente così. Palmieri, lo so che è tardi, ma cerca di chiudere un occhio. Simone, grazie, veramente, grazie, sei stato Simone, carinissimo. Grazie a voi. Oh, facci sapere quando ti sposi che ti mandiamo un bel video dove ti mandiamo a fanculo. Dai, tra due mesi. Non mi rispondi mai, Marco, dici cazzate. Ma quello gli scrivono un sacco di persone. Scrivimi adesso, sono lo sguercio andati in onda. No, scherzo, che così almeno capisco. Simo, sì, mi raccomando, subito. Non perdiamoci di vista. Ascoltate, dai. Un occhio a Marco, mi raccomando. Un bacio, ciao Simone. Ciao. Noi siamo arrivati alla fine, ci risentiamo domani. Domani è sabato. Sai dove sabato. Vado a Naples, vado alla Napoli della Florida. Oh, okay. Che bello! Quando vai Naples. A Naples, che attento fighissimo. Ai Clocks, che li Robs. No, è bravo che i Clocks, c'è un negozio di orologio. A un certo punto entra. Se per caso c'è qualche affare, fallo. Per me, però. Che senso? Scusa, ho capito. È là dove ho perso quell'orologio lì. Che... Sono con Angelo di Vipernolo e Lucia, sai che sono esperti. Lo so che vogliono andare per quello. Mi raccomando, Marco. A Naples don't buy the bricks. Be careful. Don't buy the bricks. Guarda Naples and after die. Guarda che Naples è una delle zone più ricche della Florida, cioè proprio non è. Yes. Ma questi sono due stronzi, Marco. Ma sì, Naples and after die. Ti ammazzo tutti e due. Ciao ragazzi, a domani, lunedì. Ciao, lunedì alle 2 o stasera. Ciao. Canale 157 del digitale terrestre, memorizzatelo così almeno ci guardate ogni sera. Buon weekend, ciao a tutti. Ciao, vado a far la cacca. Huawei.